per la formazione del Marocco, in effetti è lui. Egaref contro Strid, è il primo calcio di rigore per questa finale valevole per il terzo e quarto posto della Coppa d'Africa. Egaref rincorsa, destro, è parata, ma deve essere ribattuto il calcio di rigore, perché il portiere Strid si è mosso anticipo. Speriamo di poter rivedere con un gesto poco simpatico di Strid nei confronti dell'arbitro, forse meritava a questo punto l'ammonizione. Vedete, Strid è in effetti si è mosso proprio qualche istante prima, ma l'arbitro direi che è stato molto fiscale in questa occasione, chiaramente. Allora ancora il Gref, tutto da rifare, quindi El Gref contro Strid. Ora il Gref prende una lunga rincorsa, quindi batterà di potenza. Lunghissima rincorsa di El Gref, attenzione, ancora il destro, e para! E fa rifare ancora l'arbitro, ripetere per la terza volta il calcio di rigore. Adesso siamo esagerati. Incredibile. Adesso si sembra un po' esagerato questa ripetizione. In effetti poteva passare per il primo intervento, ma sul secondo non mi è sembrato proprio muoversi. E adesso ci sono le proteste da parte di tutti i giocatori dell'Algeria. E vedete che Hafid Alitar, l'arbitro dell'incontro, sta per estrarre un cartellino giallo, poi ha rinunciato. C'è un po' di bagarre ovviamente che si è scatenata da parte dei giocatori algerini. Rivediamo intanto nel secondo calcio di rigore. No, direi che questa volta il portiere si è mosso proprio nel momento in cui El Gref ha calciato, quindi non doveva sicuramente essere ribattuto. Allora assistiamo alla ripetizione del primo calcio di rigore per la terza volta. Ancora El Gref, e questa volta vedete che il portiere si mette sull'attenti, il portiere dritto. Ancora El Gref in rincorsa. Parte El Gref, attenzione, tiro e palla che è fuori. Sbaglia El Gref, quindi il primo calcio di rigore. Errato quindi il calcio di rigore di El Gref. Tiro molto potente.